Bene. Altra cosa è che molti attribuiscono il problema al carboidrato perché non guardano molto l'insieme di ciò che stanno mangiando. Molte persone dicono: no, la pizza fa ingrassare, perché no, a parte che non è vero che la pizza fa ingrassare per partito preso, ma la pizza non è carboidrati. Ok, che la pizza è fatta da una base di farina, acqua e lievito e quindi c'è una buona quota di carboidrati, ma la pizza è molto di più che quella quota di carboidrati. La pizza porta anche tante tante proteine, tanti tanti grassi, quindi la pizza può risultare molto calorico, dipende dai condimenti che ci mettiamo. Quindi ecco che il problema non è il carboidrato della pizza, il problema magari è quanta ne mangiamo e quanto spesso lo facciamo. Stesso discorso per esempio per la pasta. Molte persone dicono: ah, la pasta fa ingrassare. Beh, no, dipende, uno, quanto ne mangi, e due, come la condisci. Ovvio che se mangi la pasta alla zozzona, quindi super carica di grassi e di altro, di maialata eccetera eccetera, ecco che diventa un piatto estremamente pesante, ma non possiamo dar la colpa alla pasta voraccia che non ne ha. E a come la mangiamo e a quanta ne mangiamo che dobbiamo dare la colpa. Quindi non abbiate paura dei carboidrati, perché non dovete averne in nessun caso, semplicemente dovete imparare a mangiarli in maniera corretta, nelle quantità corrette, nella frequenza corretta e dalle fonti corrette, perché ovviamente le fonti di carboidrati sono fondamentali. Quindi dovremmo scegliere principalmente fonti di carboidrati complessi, quindi cereali preferibilmente integrali, anche la pasta va benissimo, ma alternarla magari con il riso, il farro, l'orzo, se piace la quinoa, il grano saraceno, mangiare i legumi con una certa regolarità. Le linee guida ci suggeriscono di mangiarli almeno 3 volte alla settimana, un alimento che molti sottovalutano, molti non mangiano, se lo scordano, poi dicono: no, mi fanno gonfiare un po' e quindi non li mangiano. Invece no, sono un alimento meraviglioso, è una fonte di carboidrati meravigliosa, forse tra le migliori che possiamo trovare. Sì, magari all'inizio, se non siamo abituati, possono creare un po' qualche problemino di aria nell'intestino, ma poi basta abituarsi un attimino e il problema non si pone più, a meno di non avere problemi di salute, ma è un discorso diverso. Quindi non abbiate paura di mangiare questi carboidrati, perché il carboidrato non può farvi ingrassare in nessun caso, anche se avete patologie particolari, siete diabetici o altro. I carboidrati sono comunque importanti, importantissimi. Poi se siete sportivi, peggio ancora, i carboidrati sono assolutamente indispensabili per avere dei risultati degni di nota. Quindi non abbiate paura dei carboidrati, mangiateli in quantità corretta, dalle fonti corrette, e soprattutto non fate troppi pasticci quando andate a condire questi carboidrati con appunto paste troppo elaborate, oppure mangiare troppo spesso la pizza e via discorrendo.